Vi vogliamo raccontare che da ieri un filo ideale lega due rassegne diversissime, da una parte appunto l'europeo di calcio e dall'altra i mondiali antirazzisti che sono appena cominciati a Castelfranco Emilia, in provincia di Modena. Ci sono quasi 200 squadre di calcio, basket, pallavolo, rugby, 5.000 giovani provenienti da tutta Europa per ribadire un messaggio molto chiaro: lo sport come strumento di dialogo, di amicizia contro il razzismo. Noi torniamo domani, arrivederci. Ciao Vincent. Ciao, domani Simone.